un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati per raccontarvi attraverso un testo di Padre Pio Capuano, con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà, che tra i vari doni di Padre Pio Capuano dedica un capitolo alle lacrime di Padre Pio. E come ben sappiamo, questo dono era presente sin da subito. Durante l'anno di noviziato, il maestro dei novizi, proprio padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, vedeva piangere in coro, chiamandolo poi nella sua cella, disse: "Fra Pio, ma perché quelle lacrime in coro durante la meditazione della passione di Gesù?" E padre Pio, anzi Fra Pio, singhiozzando, le par poco, rispose al padre maestro: "Padre, pensare a Gesù nella sua dolorosa passione." E ancora la conferma di questa espressione di padre Pio da padre Guglielmo, che scrive: "Dopo la lettura della meditazione, che era sempre sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo, si tratteneva, lo stesso Fra Pio, in ginocchio nel tempo stabilito e anche dopo, quando gli era possibile, versando copiose lacrime nella lecita della giaculatoria." E quindi siamo sempre nel 1904, o addirittura possiamo andare a raccontarvi la testimonianza di un altro compagno, padre Placido: "La meditazione era sempre sul crocifisso. Durante quella meditazione piangeva grosse lacrime, tanto che sul pavimento di tavole lasciava un macchione." O ancora padre Leone, che testimoniò: "Ora con una scusa, ora con un'altra, entravo spesso nella sua cella e lo trovavo quasi sempre a pregare in ginocchio e con gli occhi arrossati di pianto." E ancora padre Damaso: "Una sera in coro si faceva orazione mentale, io stavo vicino a lui alla sua destra, spinto dalla devozione mista a curiosità, misi il dito su questo grande fazzoletto bianco che aveva accanto e pensai a quel dono che aveva e di cui tutti parlavano, il dono delle lacrime." Ecco, questo dono delle lacrime che padre Pio ha avuto per tutta la vita, non solo quando era studente, ma anche qui a San Giovanni Rotondo. E lo racconta il suo padre lettore, padre Agostino da San Marco in Lamis, che nel suo diario ha annotato. Una volta, scrive padre Agostino da San Marco in Lamis nel suo diario, nella sacrestia della piccola chiesa della Madonna delle Grazie, era il periodo dei continui visitatori, quindi un periodo anche di sofferenza per padre Pio, un uomo che non conosceva padre Pio, vedendo un frate, chiese: "Mi scusi frate, ma chi è padre Pio?" E lui subito lo indicò col dito, eccolo lì in ginocchio: "Ma padre, padre Pio sta piangendo." E subito questo frate, di cui non viene nominato, non viene indicato chi, disse: "Figlio mio, padre Pio lo fa spesso, perché piange per i peccatori, per quelli che gli promettono conversione ma poi non sono coerenti con quella promessa. Piange per quelli che non hanno voglia di trarsi fuori dai vizi che li hanno impregnati di sé. Piange per quei cristiani che non hanno mai provato la dolcezza di una religione vissuta e sentita come linfa e vigore." E ancora continua questo frate a quest'uomo: "Piange per quelli che non riescono a vedere Dio, per coloro che, alzando gli occhi al cielo, non vedono che una grigia cortina di nubi che nascondono loro il sole, cioè Dio. Piange," e continua e conclude, "piange anche per me e piange anche per te." Beh, l'uomo, che era un prelato in incognito, se ne andò dicendo: "Grazie, frate, non ho più bisogno di interrogare padre Pio."